Ma guarda qui che bei ragazzi! Dove siete? Alla stazione di Trasate! Perché? Per ritirare il premio di Federchimica! Oh, ma c'è fra di noi il signore della chimica? Chi è? Chi è il signore della chimica? Sarei forse tu? No! Eccolo! Il dottor Bernardelli! Dottore, come si sente? Mi sento molto felice e onorato di aver ricevuto tale titolo. Siamo alla premiazione di Federchimica, dove ci sono scuole di tutta Italia, Roma, Lecce, Parma, tutte scuole, e c'è anche Tradate. Abbiamo vinto. Uno scienziato, camminando sulle sponde del fiume Olona, incontra un salice bianco. Ma come farà a sopravvivere con le radici immerse nell'acqua? Come? Non lo sai? Nel mio fusto e nelle mie radici si trovano molecole di salicina che mi permettono di non marcire nell'acqua. Ma chi ha parlato? Sono io, il salice bianco. Prendi una delle mie radici e ricavane un farmaco. E lo scienziato ispirato corse in laboratorio. Questa è la salicina, che è ciò che non fa marcire le radici. Se non sbaglio, facendo una reazione chimica dell'acetilazione dell'acido salicilico, dovrei ottenere l'acido acetilsalicilico, che è il principio attivo dell'aspirina. Fu così che, grazie alla sua capacità di osservare ed interpretare la natura, il nostro chimico sintetizzò un farmaco rivoluzionario. Ma i suoi successi non si limitarono a questo. Infatti, una sera a cena... Aspetta! Se ci mangi, sprecherai uno dei collanti più resistenti agli agenti esogeni! Come posso ricavare questo collante? Noi produciamo delle proteine che aderiscono alla superficie superando le forze repulsive dell'idratazione. Se vuoi, prendi una di noi e fai accurate analisi in laboratorio. È perfetto, corro subito in laboratorio. Lo scienziato, ispirato, iniziò le sue ricerche. Se riesco a ricavare dalle cozze l'idrossifenilalanina, e provando a far reagire due atomi di carbonio, forse potremmo ottenere un collante che aderisce anche al teflon. Così, grazie alla biomimetica, lo scienziato ottenne importanti riconoscimenti, anche dai potenti della Terra. Gli studenti scienziati hanno saputo coinvolgere chimici e imprenditori locali, attivandosi in prima persona, e hanno dato vita ad un video originale e uno schema di lavoro replicabile anche in futuro. Inoltre, l'elaborato espone con intelligenza il doppio filo che lega chimica e natura, mostrando con semplicità ed efficacia come l'una e l'altra coesistono armonicamente, oltre ogni ideologia in un binomio inscindibile. Complimenti! Sì, sono venuto qui per ritirare il premio, assieme ad altri partecipanti che hanno vinto il concorso come me. Per cosa devolverà la vincita? Devolverò la vincita ai guadagni della scuola Ludovico Pavoni di Trodate. Com'è stato stringere la mano di qua? Sono molto contento di essere riuscito a raggiungere personaggi di tale spicco. Basta domande. Dobbiamo andare.